vado a mettere il lievito dentro la farina. Aggiungete lo zucchero e un pizzico di sale. Metto pure un po' di buccia di limone grattugiata e il burro. E inizio a impastare. Aggiungo le uova. Un goccino di latte se dovesse servire. Pasta frolla pronta. Ora andremo a mettere avvolta in una pellicola una ventina di minuti in frigo. La frolla dal sacchetto. Me la vado a stendere allo spessore di circa 3 mm, magari un pezzo per volta. Sfoglio un goccino di farina sempre. Con un pezzettino di burro mi vado a imburrare i nostri stampini. Dopodiché con un tagliabiscotti o coppapasta, come volete voi, poco più grande del nostro stampo, vado a ritagliare alcuni cerchi. Rimuovo la pasta in eccesso. Ora questa la andremo a impastare nuovamente. Ora prendo lo stampino, gli vado a mettere all'interno il nostro disco di frolla, faccio un po' di pressione con le dita sul fondo in modo da farlo aderire bene. Ragazzi, sono tutti pronti. L'unica cosa da fare prima di mettere la confettura è andarli a bucare un poco nel fondo con una forchetta. Con l'aiuto di un paio di cucchiai vado a mettere la nostra confettura all'interno della crostatina. Ragazzi, se la cosa vi potrebbe facilitare, io la confettura per fare queste operazioni la metto in congelatore almeno mezza giornata prima, perché si solidifica leggermente e viene meglio da poter lavorare. Le patatine già farcite, ora andrò a fare a mettere la frolla pure sopra. E la vado ad allungare a mano in questo modo. Ne ho fatte alcune con confettura di albicocche e alcune con confettura di pesche. Ora in questo modo e la vado ad appiattire poco poco con le dita, non troppo. La vado a staccare e la vado a posizionare sulla nostra. Quella in eccesso la vado a ritagliare. E la prima è pronta. In quelle alle pesche andrò a mettere la frolla di sopra in diagonale. Ora in forno. Ok,
crostatine pronte. Ciao Alessandro, e alla prossima ricetta.